Sì, grazie Presidente. Come nel caso della delibera della proposta precedente appena votata, la 164, siamo innanzi a dei provvedimenti che riguardano il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze a vario livello giuridico-amministrativo. Quindi in questo caso la Corte d'Appello di Roma, ma ci sono anche sentenze del TAR nei provvedimenti successivi che riguardano procedimenti che trovano genesi in alcuni casi addirittura prima dell'anno 2000 e che per varie vicissitudini si sono, diciamo, poi protratte nel tempo e trovano esecuzione e soddisfacimento delle richieste solamente in questo momento. In alcuni casi parliamo anche di importi relativamente piccoli dovuti a riconoscimenti di indennizzi per cause di lavoro o piccoli incidenti avvenuti sul territorio di Roma Capitale. E diciamo, su questa serie di provvedimenti che riteniamo essere numerosi e poiché derivanti da sentenza e di conseguenza da procedimenti che vedono Roma Capitale in questo caso soccombente, c'è l'intenzione poi in ambito di Commissione Bilancio di convocare l'Avvocatura di Roma Capitale per discutere, insomma, avere illustrati quelli che sono i criteri e i metodi attraverso i quali poi Roma Capitale si costituisce nei vari procedimenti per far valere le proprie ragioni, per difendersi e capire se diciamo, questa frequenza di sentenze in cui Roma Capitale soccombe è diciamo, fisiologica o se eventualmente si possono apportare nell'ambito diciamo, proprio dei procedimenti giudiziari delle migliorie per aumentare la capacità di Roma Capitale di difendersi e quindi eventualmente di non dover riconoscere importi in alcuni casi anche significativi, anche se in questo, diciamo, lotto di delibere non ci sono degli importi macroscopici. Queste sono tutte delibere che sono transitate in Commissione Bilancio, sono state analizzate, è stato verificato il procedimento amministrativo, sono stati verificati i pareri dell'OREF e diciamo che non abbiamo riscontrato particolari criticità, quindi l'Aula può tranquillamente portare a compimento quello che è il proprio compito per il riconoscimento dei debiti. Grazie.